Ricordiamo anche secondo al Piandra e secondo al Balestra. Ed eccoci con le fasi conclusive appunto di questa prova. Va ormai a trionfare nel Gran Premio Industria con forza artigianato del comune di Botticino, il portacolori della Zalpa Aeromobili, Desire Fior. Ecco la traguardo, vince Gianni Moscon, primo Moscon. La quarta affermazione stagionale per Moscon, che ha partecipato anche al Giro del Trentino, raggiungendo in promiscuità con i professionisti. Quindi per quanto riguarda la seconda posizione, per il secondo posto per Capuro. Seconda posizione quindi per Davide Capuro, e terzo posto conclude in via Dalì davanti, primo Gianni Moscon, secondo Capuro, terzo passo, altri atleti sono segnalati in zona traguardo. Abbiamo visto. E Gianni Moscon, lo splendido vincitore della 59esima edizione del Gran Premio Industria Commercio Artigianato di Botticino, una vittoria che ti consente di calare il trist d'annata peraltro. Sì, oggi ci tenevo particolarmente a far bene perché è una corsa che mi piaceva, con un arrivo dato alle mie caratteristiche. E la squadra era a mia disposizione, ha lavorato in modo veramente ottimale per tutta la corsa, mettendomi nelle migliori condizioni di esprimermi nel finale. Abbiamo preso la salita con il treno e poi è subito partito un atleta della General Store. Io mi sono messo a ruota al principio, poi quando ho visto che si è spostato perché probabilmente il suo lavoro era finito, sono stato avanti per forzare l'andatura in modo che facesse male anche agli avversari, perché sapevo che erano molto competitivi e la concorrenza era davvero valida, quindi è stato molto difficile vincere qua e sono molto contento. Monte Cassiano, Negrar, secondo al Fiandre, secondo al Balestra. Brescia ti porta bene perché hai vinto anche da juniores peraltro. Sì, diciamo che nel bresciano ci sono sempre corse molto, molto belle e anche adatte alle mie caratteristiche. E mi porta, sì, chissà, anche fortuna probabilmente, visto che riesco sempre ad esprimermi bene su questi territori. Comunque è una stagione molto positiva finora per me. Spero di firmare al più presto un contratto per il professionismo e poi avrei coronato, diciamo, l'obiettivo stagionale principale. Terza vittoria per te, 18esima per la Zalfa. Sì, quest'anno eravamo partiti un po' come forse sottovalutati anche dagli avversari, perché eravamo una squadra molto giovane e con molti atleti di cui non si conosceva ancora il reale potenziale. Diciamo che sotto la guida esperta di Gianni Faresi siamo riusciti a creare un bel gruppo agguerrito e molto coeso, che riesce a collaborare sempre in modo da favorire l'atleta che per quella corsa risulta essere quello più portato. Quindi siamo riusciti, nonostante le basse quotazioni iniziali, a raggiungere bei traguardi. Complimenti, ha percorso i chilometri in 2 ore e 47, ha preceduto Gabburo e Basso. Complimenti davvero. Grazie mille.